Se siete appassionati di calcio, tennis o basket, vi invito ad entrare nel gruppo Facebook Il Druido. Vi ricordo che il gioco è vietato ai minorenni e che dovete giocare senza esagerare. Link in descrizione. Ariessolo. C'è questo una volta sgrotta, una volta scureggia, una volta sta a morire. Hai rotto i coglioni. Ma sto male. Ma ce la fa, ecco. Ce la fai a fare un cazzo dei video in condizioni normali? Non ce la fai, mo vomita. Ragazzi miei, parlo io, lui parlerà poco. Che cos'è questo? Sta ceppa di cazzo. Pronostici. Game stato di gameplay. No, di normale, serie A. Sì. Giornata? Giornata 26. Giornata 26. Ci sono tanti big match? Beh, Roma-Milan e Juventus-Atalanta. Per il resto, proviamo a prendere il picchetto? Sempre sentendo chiamare Becchino prima? Chiamalo, intanto che può essere sempre buono. Ecco, vai, vai. No. Che è qua? Dai, ma è necessario. Oddio, Doraemon! È necessario. Che è sta roba? Madonna, lo zigzag addirittura, oh. Profumato per insetti e zanzare, repellente. Ma che è profumo? Geranio e citronella. Sì, c'è scritto spray corpo, ma io lo uso solo per le parti intime. Beh, certo. Per ravvivare un po', perché geranio e citronella ravvivano. È afrodisiaco. Aspetta. Ecco. Madonna, tra poco penso a furia di far così. Tanto se si passa raffreddando non senti niente. Se si passa raffreddando fa schifo uguale, no? Ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Siamo tornati con questo. Oggi andiamo rapidi, ci hanno detto fate i video dei 23 minuti per i pronostici, è troppo. Oh, facciamoli di 12, 13, dai, 15, forza, 18. Vai. Acceleriamo. Vai. Allora, se ce la fai, prima partita del giorno, sabato. Bologna-Genoa che giocano sabato alle 18. Il Bologna okay. A 2,80, il pareggio a 3, il Genoa a 2,80. Quindi quote equilibratissime. Allora, io parto dal presupposto che sicuramente questa settimana non giocherò le partite del sabato. Però mi è stata fatta un'esplicita richiesta. Gabbo, anche se non te le giochi, potresti dire che cosa ti saresti giocato qualora lo avessi fatto? E coi pazzo, pure i fazzoletti moccacci. Facci vedere il mucciolo, no? Non lo so io. Che schifo, dai. Guarda, è uno schifo incredibile. Manco per chi ci vede. Poi manca... Che schifo. Manca di... C'hai tre persone di pubblico, vabbè. Vabbè, che non si soffia dal naso, cioè che so. Vabbè, mi fai parlare. Dovevamo far video di 15... Ma non sta di niente mai. Allora, Bologna e Genoa, come dicevo, mi hai fatto perdere il filo del discorso. Che cazzo? Ah, che sabato, le partite del sabato sicuramente non le giocherò. E vi invito ad andare sul nostro profilo Instagram, Gabboman7, perché 4-5 ore prima della prima partita di sabato pubblicherò la mia giocata definitiva. Non mi gioco tutte quelle che vi sto per dire. E quindi, Bologna-Genoa è una partita un po' particolare. Partita particolare, però il Genoa è abbastanza in forma e nonostante andrà a giocare in casa del Bologna, secondo me un gol glielo rifila. Le conseguenze del Bologna non starà a guardare, quindi la soluzione più ovvia è un bel gol. La soluzione più ovvia tra tutto quello che ci propone, diciamo, il bookmaker, sicuramente il gol entrambe le squadre segnano, ma viene quotato, se mi attacchi qualcosa di meno, viene quotato 2. Ragazzi, quando quotano 2 un gol... Potrebbe non avvenire, ancora? Niente, ce la può fa. Non me la giocherò io, però se volete rischiare, secondo me il gioco vale la candela. Perché da una parte Pandev sicuramente no, c'ha voglia di fare qualcosa di importante, già ma pure l'Axalt. E dall'altra, insomma, il Bologna Verdi non rientrerà per questa partita, però c'è chi per lui che potrebbe far qualcosa. Assolutamente di veramente sì. Bologna importante. Pur sempre un'ottima squadra. Assolutamente sì. Andiamo avanti. Inter Benevento, ragazzi, questa proprio non ve la consiglio. Inter a 1,25, il pareggio a 6, il Benevento a 11, giocheranno sabato alle 20:45. Allora, l'Inter deve assolutamente vincere se non vuole rovinare ulteriormente quello che è il suo cammino per la rincorsa alla Champions League. Ma fate attenzione al Benevento perché la partita scorsa ha vinto. Ha vinto contro il Crotone 3-2. Ha vinto 3-2 contro il Crotone, ha fatto una signora partita. Certo che il Crotone non è l'Inter, però l'Inter non sta affrontando un bel periodo di forma. Assolutamente no. Detto questo, l'uno viene quotato 1,25. Io ho visto in tanti che lo stanno rischiando, ma sinceramente... Io anche in questo caso opterei per un gol, entrambe le squadre segnano, che è quotato a 1,95, mi pare, o 2.
è veramente difficile. Lo ripeto, io vi sto consigliando questo, ma queste due partite non ce le metterò sicuramente. Beh, però se ci pensi, il gol del Benevento, come stava di aggrottato, che palle, ci mancava, certo. Il gol del Benevento comunque potrebbe essere, non dico probabile, però ci potrebbe stare, perché l'Inter è proprio in fase difensiva che soffre, quindi perché no, un golletto. Sì, un contropiede, no, per quello l'ho suggerito, perché potrebbe anche avvenire, potrebbe, certo, darsi, è che no? L'1 a 1,25 se lo vai a prendere comunque una quota molto bassa, ma è abbastanza rischioso, non è un 1 della Juventus in casa, per intenderci, ecco questo voglio dire. Detto questo, partita successiva. Partita di domenica, quindi Crotone Spal, che è la prima di domenica a mezzogiorno e mezza, Crotone a 2,30, il pareggio a 3,10, la Spal a 3,40. Allora, io ultimamente vedo il Crotone un pochino più in palla, la spalla, la vedo molto in difficoltà. Deve andare a fare una trasferta in queste partite in cui comunque si può decidere una eventuale salvezza, ante di strane con le zinne delle femmine come al solito. Che stanno a fare? Che mazza, che zozza! Ecco perché stavi a vedere, io non guardo per non distrarmi. Mamma mia, non riesco più a schiodare l'occhio da quelle anche bombe. No, dai, su. Vabbè. Quindi insomma la Spal potrebbe avere difficoltà. Io credo che molto probabilmente il Crotone almeno un 1x se lo porta a casa, cioè almeno una vittoria o un pareggio dovrebbe portarsela a casa senza troppi problemi. Difficilmente. Quando è dato il 2 dalla spalla? A 3,40, cioè comunque è uno scontro diretto per la salvezza. Sì. Però sinceramente vedo il Crotone un po' più favorito. Io vedo il Crotone che potrebbe riuscire a fare qualcosina in più. Quotato 1x a 1,33, direi che c'è poco altro da aggiungere. Non ci chiedete gol under over, perché qua proprio secondo me è meglio non rischiarlo. Verona Torino, partita successiva, che comincia quindi col turno delle 15, con il Verona a 5,25, il pareggio a 3,80 e il Torino a 1,66. Ti dico la verità, a me ultimamente, ma in generale proprio il Verona, questo cammino Verona in Serie A, quest'anno proprio, cioè proprio tutto quest'anno non ha mai fatto niente di che. A parte la vittoria con la Fiorentina? Sì, a parte quella sì, col Milan? Sì, forse quella. A parte quello, col Milan. Col Milan non ci ha vinto. Ah, no, c'è ragione. Ah, in casa là, ammazza davvero. Me l'ho dimenticato. Vabbè, a parte questo, secondo me. Poca roba. Secondo me il Torino non dovrebbe avere troppe difficoltà. Il Torino di Mazzarri, poi, che sembra rivitalizzato da un nuovo modo di giocare, con un Belotti in più là davanti, che è anche tornato al gol ultimamente. Non era la scorsa settimana, era quella prima? Quella prima, va bene. Potrebbe vincere abbastanza agevolmente, la quota è 1,75, quindi rischiamoci questo bel 2 e andiamo alla partita successiva. Ok, quindi abbiamo Samp Udinese con la Samp a 1,90, il pareggio a 3,50 e l'Udinese a 4,20. Allora, l'Udinese dovrebbe avere qualche problemino in attacco. L'Udinese potrebbe avere qualche problemino, però comunque è sempre una squadra ignorante da affrontare. Non mi ricordo se c'è tra infortunati e squalificati, insomma, sì, può essere comunque una squadra ostica, una squadra da affrontare. Ostica, però secondo me queste sono le classiche partite in cui la Sampdoria reduce da una sconfitta col Milan, tutti pensano, ma la Sampdoria sicuramente potrebbe avere difficoltà. L'Udinese ha perso però 2-0 con la Roma. C'è anche da dire questo, ma io ti dico che secondo me la Sampdoria almeno una vittoria, almeno un pareggio o una vittoria potrebbe portarsela a casa senza troppi problemi. Anche in questo caso un 2 dell'Udinese potrebbe essere, diciamo, abbastanza, non dico clamoroso, perché le squadre bene o male a livello dei punti non è che se ne portano poi 10.000 di differenza, certo. Però insomma potrebbe essere abbastanza clamoroso, va sì, bene? Sì, potrebbe. Quindi 1x, dai, stiamo tutti e due rincoglioniti. A me mi sta cominciando a fare male la testa, mi sa che mi ha attaccata la febbre, perché parlo e non capisco quello che cazzo sto a dire. Vabbè, 1x a 1,25, vai avanti. Andiamo avanti, che con camoccia. La Fiorentina Chievo, con la Fiorentina 1,50, il pareggio a 4,20 e il Chievo a 7 addirittura. La faccio semplicissima, secondo me la Fiorentina la devi portare a casa, è la partita per eccellenza, gioca in casa, gioca col Chievo che comunque teoricamente è inferiore a livello tecnico e tattico, anche se il Chievo comunque è una signora squadra cagnesca fino all'ultima che giornata, rompe, cioè, le fino palle. A questa giornata che ha vinto col Cagliari in casa, ha attraversato un bruttissimo periodo, se non sbaglio, 2 punti in 10 partite, una cosa sì, è vero, è vero, una cosa poca roba, pochissima roba, quindi secondo me la Fiorentina potrebbe avere l'occasione per portare veramente a casa 3 punti. Comunque 1,50, ragazzi, è da rischiare assolutamente. È sgrotta, vai avanti, faccio finta di niente. Bravo. Sassuolo-Lazio, con il Sassuolo a 4, il pareggio 3,60, la Lazio nel 90. Allora, ti dico la verità, guardando come ha giocato la Lazio in Europa League, 5-1 alla Steaua a Bucarest,
Secondo me si potrebbe anche rischiare un 2, ma proprio perché ha giocato in settimana il Sassuolo è fresco e la Lazio deve fare una trasferta, io andrei a coprirmi con un bel X2 quotato 1,28. Difficilmente il Sassuolo batterà la Lazio. Non si può mai sapere. Non ce ne vogliate tifosi del Sassuolo, ma secondo me, insomma, se la Lazio sta là davanti in classifica, il Sassuolo più che altro sta leggermente non ce ne vogliano i tifosi della Lazio, perché comunque dicono: ma questi proprio con noi devono venire a vincere. Insomma, vabbè. Se fanno rode pure loro. Quindi quota 1,28. Andiamo a Juventus-Atalanta, partita successiva sta settimana. È delle 18 e poi rigiocano pure mercoledì in Coppa Italia. Esatto. Tra l'altro Juventus-Atalanta con la Juve a 1,40, il che dice tutto. Pareggio a 4,33 e 9,50 l'Atalanta. Atalanta che in questo momento in cui registriamo il video, indovinate un po', sta giocando in Europa League. Sta vincendo 1-0 contro il Borussia Dortmund, ma sicuramente starà sprecando energie. Deve fare una trasferta importante con la seconda in classifica. Quindi... Quindi niente, uno secco, molto ragazzi, semplice, non ragazzi. Ce ne voglia anche in questo caso i tifosi dell'Atalanta, ma secondo me, insomma, difficilmente la Juventus perderà terreno dal Napoli, che secondo noi dovrebbe vincere anche questa giornata, ma ci arriviamo tra poco. Prima c'è Roma-Milan alle 20:45 e come al solito rinnovo l'invito a non giocare la Roma. Roma 1,95 appunto, il pareggio è 3,60 e il Milan 3,80. Allora, Roma che ha giocato in settimana con lo Shakhtar. Avete visto la live reaction? Avete visto il post partita Roma Shakhtar Roma? Mi stai a sputare addosso tutti i tuoi batteri? Come faccio col a sputare addosso? Perché l'hai fatto così, hai lasciato aperto e esce da qua e mi viene addosso a far culo. Allora, secondo me ho visto tanta gente rischiare l'X2, ma sinceramente io che tifo Roma di certo non mi vado a rischiare la doppia chance che non è a favore della mia squadra del cuore. No. Preferisco non giocarmela. Però un gol entrambe le squadre segnano potrebbe avvenire, perché la Roma gioca in casa, il Milan sicuramente un gol lo fa. Io non credo che il Milan contro di noi, che siamo stanchi, psicologicamente demotivati da quello che è successo in Champions League, che ho detto prima Europa League, vabbè, sto a capire. Il Milan però sta giocando in Europa League in questo momento, dovrebbe star vincendo 1-0. Sta vincendo 1-0, ho visto. E quindi è abbastanza semplice. Tradotto, che dici? Gol entrambe le squadre segnano, che è la soluzione forse più ovvia. Abbiamo detto Juve-Atalanta 1-1,40, non mi ricordo. Sì, 1-1. Ecco. 40, a 1,40, quindi il gol a 1,75 secondo me è l'alternativa più valida, perché mettere segno a sta partita, la tripla non è da rischiare assolutamente, è capace che esce, non esce né 1 né x né 2, esce un altro risultato, esce un quarto, 4. Sì, per non farvi vincere. Detto questo, andiamo a Cagliari-Napoli che gioca lunedì. Allora, Cagliari a 10, il pareggio a 5 e il Napoli a 1,33. Dobbiamo aggiungere qualcosa? 2. Secondo me 2 secco, ragazzi miei, perché comunque la lotta là davanti si fa sempre più serrata. Anzi, se proprio volete andare a rischiarvela un pochetto, addirittura puntate sul 2 più over. Perché no, comunque a mio avviso il Cagliari in casa non sì, si sa mai. Napoli ha giocato. Allora, Napoli è appena uscito dall'Europa League. Ma quelli appunto c'hanno ha vinto 0-2 con l'Ipsia. Lo so, però non si può mai sapere. Devono dimostrare che comunque sono una squadra forte e che puntano veramente. Siccome la scorsa settimana Napoli spalla 1 più over, ho sbagliato solo quella nella mia schedina. Tutte, io non ci metto più l'over al Napoli. Detto questo, 2. Se ve le giocate tutte, quindi tutte e 10, la quota è di 44 gatti in fila per 6. Con resto di 2, ma c'è da aggiungere il bonus dal quarto o quinto evento in poi, che tutti i bookmaker vi offriranno, non solo online, ma anche se andate nello store fisico, che esatto, in realtà sto store negozio, non è nel negozio, vabbè, il centro com'è. Certo. Ma detto questo, che stava a dire? Quindi la quota potrebbe arrivare almeno a 50, tutte e 10. Io sinceramente non me le giocherò. Seguiteci su Instagram perché, lo ripeto, pubblicherò la mia schedina personale e così vedete se vi volete, insomma, attenere un po' a quello che faccio io. Potete tranquillamente farlo guardando il mio post che farò su Instagram. Quante partite ci metteremo? Io penso 6, 7 al massimo, perché su 10, ragazzi, 2, 1 o 2, ma anche 3 saltano, che è una meraviglia. Bisogna essere bravi a capire quelle che uno sbaglia e non mettecele. Detto questo, lasciate un mi piace, ragazzi, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ecco, detto questo, se volete un altro episodio dei pronostici del Gabbone, lasciate qualche like, tanti like su questo video per supportare questa serie, perché più lasciate like più decideremo di continuarla. Ovviamente. A oltranza, va bene? Ragazzi, io vi saluto. Te credo, non lo so, io devo andare a chiamare Cassa Mortale. E non me ne sono accorto. Ciao.